che per iscritto qualche suo pensiero rivolto al Signore Gesù, ma rivolto anche alle situazioni che lei stava vivendo. E quest'ultima frase, questo l'ho scoperto, perdono, che diciamo corona la sua esistenza terrena, quest'ultima frase lei l'aveva pronunciata già molte volte nella vita di tutti i giorni, di fronte alle accuse, di fronte alle ingiustizie, e lei chiedeva questa grazia di essere sempre capaci di perdonare. Questo mi ha particolarmente colpito. Ha dedicato tutta se stessa per testimoniare l'amore infinito di Dio per noi che si rivela nel Signore Gesù, e quindi anche da parte sua proprio una relazione intima, profonda, personalissima con Gesù. Ecco, questo mi ha veramente colpito e rende davvero luminosa tutta la vita. Che si è dedicata proprio perché il Vangelo fosse luce per tutti. La situazione dove lei ha vissuto. Facciamo, come si dice, un'attacca più veloce. Tenori, mi raccomando. Guardare me.
Allora, l'unica cosa, ragazzi, l'unica cosa, solisti delle prove, allora io arretro un attimo perché è andato davanti alla porta, riuscire a arrivo. Adesso qui sono troppo arrancicato, i soprani sono diretti, allora vado indietro perché guardavo Federico, perché a me non riescono a vedermi. Arretro un attimo perché voi non, se no c'è una specie di, come dire, non siamo proprio in sincro perché i soprani tirano avanti, ma perché loro, quindi arretro un attimo, comunque riusciamo a vederci. Mi raccomando, soprattutto sugli ingressi della seconda parte della strofa, perché all'inizio siamo da soli, ma sì, quando entrano loro c'è il rischio che loro ci corrano avanti e noi arranchiamo. Vado a conferire. Siamo il credo. Ma sono. Il Vangelo fosse luce per tutti. La situazione dove lei ha vissuto in Somalia era una situazione a rischio e le sorelle della comunità, nonostante la situazione fosse molto a rischio, hanno fatto la scelta di rimanere. Sì, al centro di tutto, che la rendeva felice e contenta, no? Con questo sorriso che apriva a tutti, era appunto questo Signore, questo Dio che lei aveva scoperto come un padre che ama tutti, un padre che va incontro a tutti, un padre che non chiude le porte a nessuno. E lei nella sua vita ha fatto lo stesso, cioè questo anche capacità di vedere i bisogni degli altri, di andare incontro per prima, di sorridere, di vedere cosa si poteva fare. Voleva esprimere con questo l'amore di Dio Padre. Thank you.
brava, brava. Di attenzione per cortesia, prego tutte le persone che sono entrate nel settore della navata centrale di prendere posto a sedere, di modo che sia possibile verificare ove vi sono ancora posti per le altre persone. Prego di raggiungere immediatamente il proprio posto. Grazie.
tu in mezzo, José Ricardo. Voi arrivate. Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova. Thank you.
dicono dove c'è questa colonnina. Vedete questa colonnina? Sì, sì. È lì apposta perché c'è un cimitero lì. Allora voi partendo dalla via Corsa, venite, vi mettete qua. Entrare la schiacca. Tutta la gente dietro le transenne resta. Ah no, qui davanti. Qui davanti. Non so, perché sai, se ci sono. Poi ci sono le autorità anche che devono arrivare. Buongiorno. Federico? Ecco, gli devo dire che... Ah beh, ma io sposto solo la cosa. Così, posto. No, era solo per... Thank you.
quando questi vanno Prova. Prova.
Ciao Teo, tutto a posto? Sì, 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 prova, prova, prova. Sente poco, Avvisa che si sente poco. Dillo giù, non si può far così, I presbiteri e i diaconi. Qui non si sente. Ma qui non si sente un tubo. Si sente. Prova, 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 prova. Un attimo di attenzione per cortesia. I presbiteri e i diaconi sono pregati di recarsi nella sala delle colonne dell'Episcopio in attesa della processione d'inizio. I presbiteri e i diaconi sono pregati di recarsi nella sala delle colonne dell'Episcopio in attesa dell'inizio. Prego quanti sono in cattedrale e si trovano nel settore centrale di prendere posto a sedere. Tempo per dialogare con il Signore Gesù e per scrivere, mettere giù anche per iscritto qualche suo pensiero rivolto al Signore Gesù, ma rivolto anche alle situazioni che lei stava vivendo. E quest'ultima frase, questo l'ho scoperto, perdono, 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 che diciamo corona la sua esistenza terrena, quest'ultima frase lei l'aveva pronunciata già molte, molte volte nella vita di tutti i giorni, di fronte alle accuse, di fronte alle ingiustizie, e lei chiedeva questa grazia di essere sempre capace di perdonare. Questo mi ha particolarmente colpito. Ha dedicato tutta se stessa per testimoniare l'amore infinito di Dio per noi che si rivela nel Signore Gesù, e quindi anche da parte sua proprio una relazione intima, profonda, personalissima con Gesù. Ecco, questo mi ha veramente colpito e rende davvero luminosa tutta la vita di questa sorella, di questa cristiana, di questa suora che si è dedicata proprio perché il Vangelo fosse luce per tutti. La situazione dove lei ha vissuto in Somalia era una situazione a rischio. E le sorelle della comunità, nonostante la situazione fosse molto a rischio, hanno fatto la scelta di rimanere. Sì, al centro di tutto, che la rendeva felice e contenta, no? Con questo sorriso che apriva a tutti, era appunto questo Signore, questo Dio che lei aveva scoperto come un padre che ama tutti, un padre che va incontro a tutti, un padre che non chiude le porte a nessuno. E lei nella sua vita ha fatto lo stesso, cioè questo anche capacità di vedere i bisogni degli altri, di andare incontro per prima, di sorridere, di vedere cosa si poteva fare. Voleva esprimere con questo l'amore di Dio Padre che si rivolge a tutti e li va a cercare, quindi praticamente li cerca, come ha fatto lei. Parliamo della spiritualità di Suora Leonella. Era una spiritualità che metteva al primo posto Dio in modo assoluto. Assoluto. Non solo, ma lei ha avuto, Suora Leonella, intanto, come ho detto, tutta la sua vita è stata un crescendo di adesione, no? A Gesù. Ma in modo particolare lei ha avuto un'esperienza molto forte eucaristica. Lei nel 2006, all'inizio dell'anno 2006, ha fatto quello che si chiama un mese di esercizi, che noi chiamiamo all'amagnano, perché è sulla spiritualità nostra. E noi abbiamo spiritualità mariana, ma anche spiritualità eucaristica. Lei in questo mese ha fatto un'esperienza forte della comunione tu in me e io in te, no? Queste parole di Giovanni, tu in me e io in te.
questa comunione eucaristica, questa comunione con Gesù. E allora nei suoi diari lei scrive: tu hai offerto, hai spezzato la tua vita, hai donato il tuo sangue. Io in comunione con me, con te, sono disponibile a donare la mia vita e a offrire anche il mio sangue. Perciò lei ha avuto, l'ha detto tantissime volte, tu mi hai chiamato in Somalia, ecco, ti offro la mia vita, prendila così com'è, prendi, voglio essere testimone del tuo amore fino in fondo. L'ufficio missionario diocesano ha cercato sempre di riprendere i contatti con i missionari piacentini di congregazione, perché quelli diocesani era chiaro che li avevamo sotto mano, quelli di congregazione invece è stato tutto un lavoro di ricerche sugli istituti, e finalmente verso il 2005 ci è arrivata la notizia che c'era anche una suor Leonella che era nata qui nel Piacentino e che era suora della consolata e si trovava in Africa. Lei ha risposto a questa lettera che gli è arrivata, la prima lettera che è arrivata del centro missionario, dicendo che si meravigliava che l'avessero pescata in Africa, e quando lei, insomma, con Piacenza aveva solo il certificato di battesimo praticamente e qualche parente che veniva raramente a trovare. E allora lì è cominciato proprio questo rapporto epistolare, dove ci raccontava un po' la sua vita, 30 anni in Kenya, e poi dopo è passato anche a Mogadiscio, no? dove poi ha fatto il battesimo di sangue. Qui a Piacenza ha fatto il battesimo d'acqua, ma là ha fatto il battesimo di sangue. Era instancabile? Instancabile, una donna veramente molto generosa, molto, molto altruista, ecco, molto gioiosa. Ecco. E quando questa organizzazione SOS ha chiesto alla comunità di organizzare anche in Somalia, perché dopo 10 anni di guerra praticamente i giovani non avevano nessun altro prospettiva davanti, una scuola per infermieri, non solo per avere infermieri per il piccolo ospedale che c'era, ma anche per dare un futuro a questa gioventù. Allora gli hanno chiesto a Sor Leonella, che terminava in Kenya il suo periodo di superiora regionale, che aveva fatto 6 anni di servizio come superiora della circoscrizione. Perciò lei ha accettato, è andata in Kenya, era una sfida grossa, perché doveva far riconoscere e ha fatto riconoscere la scuola dalla salute mondiale. I suoi alunni l'adoravano perché lei era una persona molto, molto data, ma anche molto capace e anche molto allegra, ma molto gioiosa. E questo dava fastidio ai fondamentalisti, che avevano paura che lei convertisse questi giovani. È la prima beatificazione che si svolge nella diocesi di Piacenza, quindi ci sembrava importante far capire che cosa significa questo e far amare, apprezzare i carismi, la storia di santità che Dio ha operato in Suor Leonella. Abbiamo da un lato ripubblicato e rinnovato, ecco, una pubblicazione che già era uscita alcuni anni fa nella nostra collana I Santi in Tasca, questa volta nella collana Il Centuplo Quaggiù e l'Eternità, che ci fa già pensare alla santità, dove Barbara Sartori ha offerto un profilo di Suor Leonella. Questo per farla conoscere a tutti in modo semplice, con le illustrazioni di Renato Vermi, cercando di far capire anche i passaggi chiave della sua vita, la vocazione, le sue difficoltà a capire la chiamata di Dio, la sequela, il lavorare in gruppo con le altre suore, l'amore per le persone che ha incontrato, il dono della vita, il perdono. E poi ci siamo anche chiesti,
chiesti, ma a noi cosa dice Suora Leonella? Allora abbiamo iniziato uno spazio, una pagina, Suora Leonella e noi, in cui alcuni tratti della vita, della personalità di Suora Leonella l'abbiamo calata nella vita di persone di oggi, cercando di capire come questa storia di santità, di vita nuova illuminata dal Vangelo, è vissuta anche oggi. Il Papa parla nella sua esortazione apostolica ultima, i santi, parla dei santi della porta accanto, e San Leonella e la beata Leonella Sgorbati, come diventerà, può essere una di questi. Ecco. Per un giornalista parlare di Suor Leonella sia molto facile, perché Suor Leonella ha tutte le caratteristiche del personaggio, passatemi un po' la definizione. Sin da quando era bambina, e l'ha confermato anche da adulta, cioè una donna estremamente carismatica, propositiva, attiva, attenta alle persone, ma anche molto energica e decisa. Quindi è questa sua determinazione che l'ha portata fino in Somalia, convincendo anche i superiori, perché per tutti creare una scuola per infermieri in un paese che veniva da... Gentili amici di Telepace e di Radio Pace, siamo a Piacenza nella cattedrale dove tra pochi minuti avrà inizio la solenne celebrazione per la beatificazione di Suor Leonella Sgorbati, missionaria della Consolata, martire in odio alla fede, uccisa il 17 settembre del 2006 mentre compiva la sua missione in Somalia, nei pressi di Mogadiscio. Saluto anche quanti ci stanno seguendo tramite Telelibertà e il sito della Diocesi di Piacenza. A presiedere il rito solenne di questa mattina sarà il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e rappresentante di Papa Francesco.
con lui a concelebrare il vescovo di Piacenza, Monsignor Gianni Ambrosio, che ascolteremo nel corso della celebrazione subito dopo l'atto penitenziale come inizio del rito di beatificazione, quando rivolgerà al Cardinale Amato la richiesta perché Suor Leonella Sgorbati venga iscritta nel numero dei beati. È presente a concelebrare quest'oggi anche l'arcivescovo di Nairobi, il cardinale John Niue, quello di Milano, Monsignor Mario Delpini, e il vescovo di Gibuti, Giorgio Bertin. E rinnovo il saluto anche ai telespettatori di Telelibertà che sono in collegamento in questo momento. Le concelebrazioni, coloro che sono presenti in questa mattinata qui nella Cattedrale di Piacenza, in totale sono circa 150 i sacerdoti concelebranti, e ovviamente è particolarmente anche nutrita la presenza delle suore missionarie della Consolata in questa giornata, in questa mattina di festa. Nel corso della celebrazione saranno ricordati alcuni tratti biografici di Suor Leonella Sgorbati. Ne cito alcuni: la nascita in quel di Rezzanello di Gazzola, avvenuta l'8 dicembre del 1940, stesso giorno nel quale venne battezzata nella parrocchia di San Savino di Gazzola con il nome di Rosa. Dopo aver seguito la famiglia, che si era trasferita a Sesto San Giovanni quando Rosa aveva 9 anni, decise di entrare nelle suore missionarie della Consolata nel 1963, era il 5 di maggio, compiendo il servizio di noviziato a Nepi, in provincia di Viterbo, ed assumendo così il nome di Leonella. Durante questo periodo ha rafforzato la sua scelta di fedeltà a Dio e alla missione ad gentes, in linea con quello che voleva il fondatore dell'Istituto delle Suore Missionarie della Consolata, il Beato Giuseppe Allamano. Conclusi gli studi infermieristici in Inghilterra, venne inviata in Kenya, era il 1970, 2 anni più tardi, e mise la professione perpetua. In Kenya svolse l'attività missionaria e negli ultimi anni, sulla fine degli anni 90, venne inviata anche in Somalia, una nazione questa dove le suore missionarie della Consolata erano presenti dal 1925, periodo che risaliva a quello del fondatore. Ma nel 91 poté rimanere in questo paese solo un piccolo gruppo di suore a causa di quelle che erano le mutate condizioni interne del paese, con lo scoppio anche di una guerra civile. Pertanto le missionarie della Consolata lavorarono come volontarie in ospedale con l'idea di formare infermieri. Venne avviato negli anni successivi un progetto, il Somali Registered Community Nursing, al quale le suore vennero invitate a partecipare, a collaborare. Erano molte le sfide da dimostrare quotidianamente, quella di attuare esclusivamente una formazione scientifica indirizzata agli studenti e nessun proselitismo. Nonostante questo iniziò un crescente sentimento ostile da parte del fondamentalismo islamico contro le suore e contro questo progetto di formazione professionale in ambito sanitario. Ostilità che culminò con l'uccisione di Suor Leonella il 17 settembre del 2007, che venne colpita a morte da diversi colpi d'arma da fuoco, esprimendo in punto di morte il proprio perdono. Papa Benedetto XVI, nella preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo il 24 settembre del 2006, una settimana dopo l'uccisione di Suor Leonella, disse: questa suora che serviva i poveri e i piccoli in Somalia è morta pronunciando la parola perdono. Ecco, ha detto ancora Papa Benedetto XVI, la più autentica testimonianza cristiana, segno pacifico di contraddizione che dimostra la vittoria dell'amore sull'odio e sul male.
Nel 2011 il decimo capitolo generale delle missionarie della Consolata chiese si aprisse il processo di canonizzazione per Suor Leonella, una causa che si aprì nella diocesi di Mogadiscio il 31 agosto di 2 anni più tardi. L'8 novembre dello scorso anno Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto con il quale la missionaria è stata riconosciuta come martire in odium fidei. In una lettera scritta a Suor Paolina Emiliani, Suor Leonella ha scritto: «Io spero che un giorno il Signore, nella sua bontà, mi aiuterà a dargli tutto o se lo prenderà, perché Lui sa che questo io realmente voglio. Lui sa». Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa pellegrina sulla terra si rallegra e rende grazie al Signore perché oggi viene proclamata beata una religiosa missionaria della Consolata, martire, figlia di queste terre, Suor Leonella Sgorbati. All'inizio di questa celebrazione chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, che suscito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Così inizio il rito della beatificazione, sarà Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza, a rivolgere al Cardinale Amato la richiesta della beatificazione di Suor Leonella Sgorbati e poi Suor Renata Conti leggerà un breve profilo biografico della nuova beata. Eminenza Reverendissima, Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Vertin, Vescovo di Gibuti e Amministratore Apostolico di Mogadiscio, e io, quale Vescovo di Piacenza Bobbio, chiediamo umilmente a Sua Santità Papa Francesco di scrivere nel numero dei Beati la Venerabile Suor Leonella Sgorbati. Suor Leonella nacque il 9 dicembre 1940 a Rezzanello di Gazzola. Fu battezzata nella parrocchia di San Savino di Gazzola lo stesso giorno della nascita e le fu dato il nome di Rosa. Ricevette la prima comunione e la cresima il 26 maggio 1947. Nell'immediato dopoguerra la famiglia si trasferì a Sesto San Giovanni e in quella periferia milanese Rosetta visse i suoi anni giovanili. Il 5 maggio 1963 fece il suo ingresso nell'Istituto delle Suore Missionarie della Consolata e con la vestizione religiosa ricevette il nome di Suor Leonella. Il 21 novembre 1963 iniziò il noviziato, tempo che l'aiutò a rafforzare la sua scelta, tutta protesa a Dio e alla missione a gentes, così come voleva il Beato Giuseppe Allamano, fondatore dell'Istituto delle Suore Missionarie della Consolata. Il 22 novembre 1965
emise la prima professione religiosa. Fu in seguito destinata in Inghilterra per studi infermieristici e nel 1970, conclusi gli studi, fu inviata in Kenya, dove il 19 novembre del 1972 emise la professione perpetua. Lavorò con slancio missionario negli ospedali diocesani del Kenya e nella formazione di giovani infermieri. Nel 1993 fu scelta dalle sorelle per guidare la circoscrizione. Al termine di questo servizio, l'obbedienza le richiese di collaborare nella realizzazione di una scuola per infermieri in Somalia e lei si rese disponibile, pur sapendo che le sfide e i pericoli erano molteplici a causa della crescente pressione del fondamentalismo islamico nei confronti dei cristiani. Tra gli integralisti serpeggiava il dubbio che Suor Leonella, tramite la scuola, facesse proselitismo. Nel giorno della consegna dei diplomi di infermieri professionali al primo gruppo di laureandi, questi vollero indossare la toga. Il fatto scatenò la reazione di coloro che cercavano un appiglio per realizzare i loro piani. Si iniziò a insinuare che Suor Leonella stava convertendo gli studenti al cristianesimo perché li aveva già vestiti da padri. Così determinarono di eliminarla. Domenica 17 settembre, alla fine delle lezioni, mentre usciva dalla scuola e si avviava verso casa, giunta al cancello si udirono degli spari. 7 proiettili la raggiunsero. Suor Leonella, colpita, si accasciò al suolo. Fu portata all'interno dell'ospedale e prima di morire, con un fil di voce, disse: «Perdono, perdono, perdono». Per mandato del Santo Padre Francesco, il suo rappresentante in questa celebrazione, Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, dà lettura della lettera apostolica, con la quale Sua Santità iscrive nel Libro dei Beati la venerabile Suor Leonella Sgorbati. Littere apostolice. Nos vota fratris nostri, Giorgi Bertin, ordinis fratrum minorum, episcopi gibutensis, administratoris apostolici ad nutum sancte sedis, Mogadiscensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto. Autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis serva Dei, Leonilla Sgorbati, in seculo rosa, virgo et martir, soror professa instituti missionariarum a consolata, evangelii testis usque ad sanguinis effusionem, qui accessoribus suis ignovit, beate nomine imposterum appelletur, atque die septima decima mensis septembris, qua in celum horta est,
quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apus Sanctum Petrum, die vicesimo tertio mensis aprilis, anno domini bis millesimo duodevicesimo, pontificatus nostri sexto, Franciscus.
Eminentissima, la Chiesa di Dio che è pellegrina in Piacenza Bobbio ringrazia il successore di Pietro, Sua Santità Papa Francesco, per la beatificazione di questa nostra martire che ha versato il suo sangue per puro amore e come testimone di Cristo. Dopo che sono state portate le reliquie nei pressi dell'altare da parte della Superiore Generale, Madre Simona Brambilla e di Suor Marzia Feurra, ora la consegna della lettera apostolica con il Cardinale Amato, che consegna copia della lettera apostolica al Vescovo di Gibuti, che è anche amministratore apostolico di Mogadiscio, Monsignor Bertin, al Vescovo di Piacenza, Monsignor Gianni Ambrosio, e al Cardinale di Nairobi, Sua Eminenza John Niue, con loro anche l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, alla Superiora delle Suore Missionarie della Consolata, Madre Simona Brambilla, e anche alla Superiora del Kenya, Suor Joanna Agnes Nyambi, e alla Postulatrice, Suor Renata Conti. In excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te. Adoramus.
preghiamo. O Dio che hai reso la beata Leonella, fedele e gioiosa discepola del Vangelo, fino a versare il sangue per puro amore, concedi anche a noi, per sua intercessione, di testimoniare tra i popoli la consolazione promessa a chi crede in te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato portare il lieto annuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Parola di Dio.
dopo il Salmo 33, il momento della seconda lettura. Gesù, modello e origine di ogni martirio. Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono venuto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. E dopo la lettura del Vangelo, chi perderà la propria vita per me la salverà. Ora il diacono sta salendo verso l'altare e tra poco sentiremo le parole della omelia pronunciata dal Cardinal Amato. Sia lodato Gesù Cristo. Le uccisioni di innocenti sono il sigillo dello spirito del male. E l'ennesima violenza compiuta da Caino verso il fratello Abele. L'assassinio della beata Leonella Sgorbati rivela il veleno che si nasconde nel cuore dell'uomo. Il vero Dio non è il distruttore, ma il creatore della vita, dovunque e comunque. La morte non fa parte del nome sacro di Dio. E quando la morte tocca il cuore di Dio, come nella crocifissione morte di Gesù, essa, la morte, non vi trova dimora permanente. La vita, infatti, rompe subito nella carne e nel sangue del Redentore e diventa risurrezione e vita eterna. I veri fedeli sono araldi di vita, non di morte. Il martire cristiano non è un fanatico distruttore, ma un difensore della vita e un messaggero di fraternità umana, di carità, di perdono. Questo è il Vangelo predicato e vissuto da Gesù. Questa è la missione della Chiesa: promuovere, difendere e portare la vita nel mondo.
Gesù infatti dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Chi invece porta la morte, uccidendo i fratelli, è servo del demonio, il sovrano della morte. Sor Leonella ha bagnato col suo sangue benedetto la terra somola, prima pacifico territorio dell'Africa orientale, oggi luogo di desolazione e di morte. Negli ultimi decenni la presenza della Chiesa Cattolica vi è stata brutalmente cancellata, con la cacciata dei missionari, con la repressione dei fedeli e con le uccisioni cruente e ingiustificate di testimoni della fede come Monsignor Salvatore Colombo, primo vescovo di Mogadiscio, il missionario francescano Pietro Turati, il medico Graziella Fumagalli, direttrice del centro antitubercolare della Caritas italiana, la missionaria laica Annalena Tonelli, fondatrice di opere a favore di sordomuti e di bambini disabili. Sor Leonella fa parte di questo corteo di benefattori dell'umanità povera e bisognosa. Questi benefattori sono stati uccisi in odio alla fede cristiana. Sor Leonella aveva sempre desiderato che si avverassero le parole del canto spesso udito in chiesa: Signore, con cuore semplice e gioioso, ho dato tutto. Come abbiamo sentito poc'anzi, era 1:45 del pomeriggio di domenica 17 settembre 2006, quando Sor Leonella spirò. Poco prima era stata uccisa con colpi di fucile da un fanatico integralista. Le sue ultime parole furono: perdono, perdono, perdono. Erano le parole stesse di Gesù quando perdonò i suoi crocifissori: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Queste parole costituiscono la carta d'identità del martire cristiano, che non è un assassino, ma una vittima inerme e innocente della cattiveria altrui. Il martire cristiano riceve male per bene, morte per vita. Ad rancore risponde con l'amore. Il martire cristiano, seguendo l'insegnamento di Gesù, non si vendica per le offese ricevute, ma perdona, prega e fa del bene a coloro che lo perseguitano. Il martirio di Sor Leonella diventa quindi un seme di speranza sparso sulla terra dell'uomo, che porterà fiori e frutti di bene. Il suo martirio è un dono che genera pace e fratellanza. Alle forze oscure della morte, il martire cristiano oppone l'orizzonte luminoso della vita. Il martirio della nostra Beata invita a deporre le armi e a trasformarle in strumenti di lavoro e di pace. Riporto adesso una testimonianza speciale di un fedele anglicano inglese, Nigel Baldwin, che in una sua lettera indirizzata alle suore della Consolata dice che il perdono di Sor Leonella al suo uccisore o ai suoi uccisori ha convertito il suo cuore. Da anni, infatti, provava un profondo rancore verso un signore che gli aveva fatto un torto e che non riusciva a perdonare. Ma le parole di Sor Leonella
gli hanno fatto svanire l'amarezza. E questo signor Nigel così conclude: perdono non è solo la parola ultima e definitiva di Suor Leonella al mondo, ma è anche la sua parola rivolta a me. In una lettera del settembre 2006, l'allora madre generale delle suore missionarie della Consolata, Suor Gabriella Bono, rilevava che il martirio di Suor Leonella non fu un evento improvvisato, ma il frutto di una vita spesa perché la persona, ogni persona, conoscesse l'incredibile amore di Dio per ogni creatura. E poi aggiunge: insieme a Suor Leonella, un somalo, un uomo musulmano, ha versato il suo sangue nel tentativo di salvarla. Si tratta di Mohamed Mahmoud, sposo e padre di 4 figli. Suor Leonella e Mohamed sono uniti per sempre nel dono della vita. Lei offrendola per i suoi figli e le figlie somali. Lui, sognando pace e fratellanza per i suoi figli e per il suo popolo. A tutti noi la Beata Leonella lascia un messaggio preciso di vita cristiana autentica, che in famiglia e in società apra strade di comprensione, di dialogo, di accoglienza, di amore, di perdono. Alle consorelle Suor Leonella ricorda le parole del beato Giuseppe Alamano, fondatore, che diceva: dovremmo avere per voto di servire la missione anche a costo della vita. Dovremmo essere contente di morire sulla breccia. Quando farete i voti, ricordatevi che in mezzo ai 3 voti c'è pure quello, il 4º voto, del martirio. Suor Leonella, come la consorella beata Irene Stefani, ha vissuto in pieno la passione per Cristo con cuore di discepola, in ricerca di Dio solo e della sua volontà, distaccata da tutto e interamente disponibile all'obbedienza, capace di ascolto, di riflessione, di discernimento, delicata e mite e gioiosa, e si aveva fatto della riconciliazione e della non violenza il suo stile di vita. Attenta a fare bene il bene senza rumore e a condividere l'umana fatica del lavoro, anche manuale. Ecco, è proprio il ritratto dell'autentica suora missionaria della Consolata, che trova nella beata Leonella Sgorbati i suoi lineamenti caratteristici per vivere nella fedeltà e nella gioia la missio ad gentes col dono della vita fino al martirio. Care sorelle, la Vergine Consolata protegga la vostra missione, arricchendola di sempre nuove, coraggiose e sante vocazioni. Beata Leonella Sgorbati prega per noi. Beata Leonella Sgorbati prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo dunque sentito le parole pronunciate dal Cardinale Amato in questa omelia, facendo riferimento al martirio della Beata Leonella Sgorbati, un martirio che è stato accompagnato dal perdono, una parola pronunciata 3 volte in punto di morte e rivolta in primo luogo a chi aveva colpito per toglierle la vita. Credo in un Deo, omnipotente, fattore cieli e terre.
e sorelle, celebrando la memoria della Beata Leonella, supplichiamo il Signore che l'ho sostenuta con la forza dello Spirito Santo nella confessione della fede fino al dono della vita. Preghiamo insieme e diciamo: custodisci il tuo popolo, Signore. Custodisci il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, Papa Francesco e i Vescovi, perché con la forza dello Spirito Santo sostengano il cammino di fede delle comunità a loro affidate, specialmente nei luoghi dove è più difficile rendere testimonianza, preghiamo. Per le comunità cristiane che vivono in Piacenza, in Milano, in Gibuti e in Kenya, perché diano sempre più luminosa testimonianza al Vangelo di Cristo, col coraggio del bene e con l'unione fraterna, preghiamo. Per il popolo della Somalia e per tutti gli altri popoli che soffrono il flagello della guerra, perché anche per l'intercessione della Beata Leonella ottengano il dono della pace, preghiamo. Per i cristiani perseguitati, perché non venga loro mai meno la forza e il coraggio di testimoniare Cristo anche nelle prove e difficoltà, preghiamo. Per gli istituti dei missionari e delle missionarie della Consolata, perché, seguendo gli insegnamenti del loro fondatore, il Beato Giuseppe Allamano, e sostenuti dall'esempio mirabile della Beata Leonella, martire di Cristo, si adoperino con zelo all'annuncio del Vangelo nei luoghi dove ancora non è conosciuto, preghiamo. Perché l'esempio della Beata Leonella ci sia di incoraggiamento per non indietreggiare davanti alle sfide della missione, preghiamo. Per i genitori Carlo e Teresa, per il fratello Renzo e la sorella Giuseppina, ottengano da Dio, per intercessione della loro Beata, la gioia di contemplare la luce di Cristo. Preghiamo. Custodisci il tuo popolo, Signore. Per noi che partecipiamo all'Assemblea Eucaristica, perché il sacrificio di Cristo, agnello immolato e re dei martiri, sia pegno di risurrezione e di gloria, preghiamo. Custodisci il tuo popolo, Signore. O Padre, che hai dato alla beata martire Leonella la forza di donare la vita per la testimonianza del Vangelo, accogli le nostre preghiere e trasformaci con la potenza del tuo Spirito, perché diventiamo anche noi discepoli coraggiosi e testimoni di Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Vengono ora portati all'altare i doni per il sacrificio eucaristico, doni che saranno accompagnati da una danza offertoriale che sarà eseguita dalle novizie delle suore missionarie della Consolata. All'altare saranno portati una palma, il pane e il vino, l'acqua e l'incenso della Somalia. Il canto che sarà intonato, un canto di offertorio, e la preghiera di suora Leonella sarà cantato in lingua inglese, e il ritornello dice: prego che un giorno il Signore prenderà la mia vita come sacrificio d'amore, questo è il mio desiderio. I'm
sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Scenda come rugiada la tua benedizione, Signore, sull'offerta che ti presentiamo e ci confermi nella fede che la beata martire Leonella testimoniò a prezzo della vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo, tuo Figlio, la beata martire Leonella, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue il tuo prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e dona agli inermi la forza del martirio per Cristo, nostro Signore. Amen. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa.
il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianni e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, la Beata Leonella Sgorbati, il Beato Giuseppe Alammano, la Beata Irene Stefani e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
scambiatevi il dono della pace. Nei diari di Suor Leonella si legge: la tua vita, il tuo amore, il tuo sangue, riceva la mia vita, il mio amore, il mio sangue. Mi sento povera, incapace, accoglimi ugualmente, sono certa del tuo amore e della tua accoglienza. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Sempre nei diari di Suor Leonella, un altro passaggio è questo: se il suo corpo e il mio sono una cosa sola, se il suo sangue e il mio sono una cosa sola, allora è possibile essere sempre in lui dono d'amore, dono di lui per tutti, sempre, in ogni momento. Allora è possibile testimoniare sempre che lui c'è e ci ama. Amen.
sempre scorrendo i diari di Suor Leonella, un altro passaggio è riferito al suo andare in Somalia, che definisce risposta ad una chiamata, aggiungendo: «Tu, padre, hai tanto amato la Somalia da donare il tuo figlio, io dico con lui, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, donato per la salvezza di tutti». Sempre nel secondo diario leggiamo ancora: la missione Somalia è ciò che tu mi chiedi ora. Ti dono la mia vita in tutto e per tutto come tu desideri. Mi chiami ad amare te, ad amare le sorelle, ad amare la gente, i fratelli dell'Islam. Possiedimi, Signore, ama in me che io sia una cosa sola in te e tu possa donare la gioia di sentirsi amati da te. Così scriveva Suor Leonella Sgorbati a proposito della sua missione in Somalia. Thank you.
Preghiamo. O Dio misericordioso, per il pane eucaristico che abbiamo ricevuto, donaci la luce della vera fede e fa che insieme ai tuoi martiri diveniamo coeredi dell'eterna gloria. Per Cristo nostro Signore. Ed ora, come rito di conclusione, ancora le parole del Vescovo di Piacenza, Monsignor Gianni Ambrosio, e poi di Madre Simona Brambilla, Superiora Generale delle Suore Missionarie della Consolata, e quindi le parole ancora del Vescovo di Gibuti, Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Bertin, e di Suor Renata Conti, postulatrice della causa di beatificazione di Suor Leonella Sgorbati. Oggi è veramente un giorno di gioia grande, di rendimento di grazie per la famiglia della Consolata e per la Chiesa tutta. Oggi abbiamo celebrato la bellezza, la fecondità, la profondità e la radicalità della nostra vocazione cristiana. Il martirio di Suor Leonella ci riporta infatti alle radici profonde del nostro essere cristiani, ossia persone appassionate di Cristo, appartenenti a Cristo, conquistate da Cristo e da Lui e in Lui trasformate. La celebrazione di oggi quindi è essenzialmente una festa vocazionale, un'occasione preziosa di fare memoria grata dell'essenza più vera e cristallina della nostra vocazione cristiana. Desidero ringraziare di tutto cuore Dio che ci dona di celebrare assieme la nostra vocazione, riconoscendo in Suor Leonella una testimone, ossia una persona che con la sua vita racconta, ridice, fa memoria di Cristo. Desidero ringraziare la nostra Madre Tenerissima, la Consolata, che è alla radice dei nostri istituti missionari e che, come vera mamma, accompagna e sostiene ciascuno dei suoi figli e delle sue figlie nel cammino di santità missionaria che il Beato Giuseppe Allamano, nostro fondatore, ci ha indicato. Diceva il Beato Allamano alle sorelle: «Voi dovreste venir tutte sante, non dico tutte sugli altari, sebbene qualche martire mi piacerebbe pure averla». Ecco, oggi abbiamo una martire riconosciuta tale dalla Chiesa, Suor Leonella, missionaria della Consolata. Desidero ringraziare sinceramente Sua Eminenza il Cardinal Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che ha presieduto la celebrazione, per la sua guida, la sua sollecitudine lungo tutto il percorso verso la beatificazione. Grazie, Eminenza. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Bertin, Vescovo di Gibuti e Amministratore Apostolico di Mogadiscio, che ha conosciuto personalmente Suor Leonella, è stato il suo Vescovo e ha voluto iniziare il percorso dell'inchiesta e ha sempre caldamente e fraternamente sostenuto l'iter della causa. Ringrazio Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza, e con lui tutta la sua diocesi, per la cordialissima accoglienza, per il sostegno, la collaborazione e la comunione nel preparare l'evento della beatificazione. Un grazie particolare anche a Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, che ha voluto essere presente qui alla beatificazione. Certamente Suor Leonella ha goduto nel vederla qui, quale pastore dell'arcidiocesi in cui ella ha vissuto la sua giovinezza ed ha coltivato il seme della vocazione religiosa missionaria, alimentata certamente dal percorso formativo nell'Azione Cattolica e nella parrocchia di San Giuseppe a Sesto San Giovanni, rappresentata qui dal suo parroco,
Don Leone Nuzzolese. Un grazie grande alla Chiesa in Kenya, rappresentata qui da alcuni dei suoi pastori, Sua Eminenza il Cardinal John Njue, Arcivescovo di Nairobi, Sua Eccellenza Monsignor Anthony Muheria, Arcivescovo di Nyeri, e Sua Eccellenza Monsignor Salesius Mugambi, Vescovo di Meru. Ringrazio anche i molti sacerdoti religiosi e religiose e laici keniani presenti. Suor Leonella ha tanto, tanto amato il Kenya, dove ha vissuto per oltre 30 anni, terra benedetta che l'ha accolta, l'ha formata come missionaria e che infine ha ricevuto e custodisce le spoglie mortali della nostra martire. Un grazie sentito alla Direzione Generale dei Missionari della Consolata, qui presenti, a tutti i confratelli missionari della Consolata che hanno voluto essere qui e hanno accompagnato da vicino il percorso della causa. E infine un grazie particolare a Suor Renata Conti, missionaria della Consolata e postulatrice della causa. Suor Renata ha seguito la causa di Suor Leonella con dedizione, passione, amore e zelo non comuni. Senza il suo impegno, il suo alacre lavoro e la sua costanza, non sarebbe stato possibile accompagnare il processo di riconoscimento del martirio con i risultati che ora constatiamo. Grazie di cuore, Suor Renata, è qui dietro di me. E a lei ora passo la parola perché ci rivolga un pensiero. Mi unisco a Madre Simona per porgere anche il mio grazie a Sua Eminenza Cardinale Angelo Amato, che guida con sapienza i percorsi delle cause dei santi, e in particolare mi riferisco all'iter canonico di questa beatificazione. Voglio inoltre rilevare come nella congregazione delle cause dei santi ho sperimentato guida sicura, chiarezza di indirizzo, comprensione e tanto appoggio da parte di ogni suo membro in ogni tappa. Anche per questo grazie, Eminenza. Nel preparare questo evento ho trovato una grande disponibilità da parte della Diocesi di Piacenza, da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Ambrosio, primariamente, che ogni volta mi assicurava che questo evento era una grazia per la Diocesi. Grande accoglienza da parte dei sacerdoti, religiose, centro missionario, mass media della Diocesi, coro e suo direttore, centro pastorale e seminario. A tutti il nostro grande grazie sincero. Mentre si scopriva il quadro della nostra beata martire, mi sembrava di vedere il sorriso di Suor Leonella illuminato da una luce particolare e di risentire la sua risatina dicendo: «Ma che cosa avete fatto?» Sì, perché in questo quadro, realizzato dal pittore Leonardo Girardi, qui presente, a cui va la nostra riconoscenza, sono evidenziati tutti gli elementi che hanno costituito la vita di Suor Leonella. E come potete vedere, la composizione è ubicata sul luogo del suo martirio. Grazie ancora, signor Leonardo, per la sua dedizione a questa causa, perché va detto che questo quadro è frutto di tanta preghiera del pittore e di sua moglie Fabrizia. La nostra beata ormai fa parte della loro vita. Un ringraziamento particolare alla città di Piacenza, ai suoi rappresentanti civili e militari, ai gruppi che
ciascuno nel suo proprio ambito, ha dato un apporto rilevante per rendere bella questa giornata. Un sentito grazie alla parrocchia di Rezzanello e al suo parroco, Don Walter Canda, che ogni anno ha voluto ricordare e celebrare il martirio di Suor Leonella. Alle parrocchie della diocesi di Piacenza Bobbio, che numerose si sono fatte presenti. Merita qui ricordare l'equipe pastorale, tecnico e organizzativo di Piacenza, a cui facevamo continuamente riferimento, che ha contribuito con efficienza e tanto amore a rendere bella questa giornata. Agli equip delle sorelle di Torino e Nepi, che si sono prodigati senza sosta per predisporre ogni cosa. Un grazie ai parenti, nipoti e familiari, e in particolare alle cugine Gabriella e Laura Sgorbati e loro famiglie, che hanno sempre accompagnato il percorso dell'iter e assunto l'onere delle commemorazioni annuali. In loro abbiamo sempre incontrato appoggio e accoglienza. Numerosi parenti di noi, suore missionarie della Consolata, gli amici e tante altre persone che hanno voluto accompagnarci, alle quali ci lega un grande affetto. Grazie di cuore anche ai gruppi di Ternate e di Anfo e la parrocchia di Sesto San Giovanni. Un ringraziamento particolare a Don Janus Conopacchi, parroco di Nepi, a Don Luigi Peri, responsabile del centro missionario della diocesi di Civica Castellana, ai laici ed amici del Kenya, Brasile, Amazzonia, Portogallo, Torino e Nepi per la loro presenza e affetto. Per tutti i presenti che oggi hanno condiviso con noi questa celebrazione, la nostra Beata interceda dal Signore copiose benedizioni. In questo giorno lei è particolarmente disponibile e con lei la Vergine Consolata, il Beato Giuseppe Alamano e la Beata Irene Stefani, che oggi gioiscono con noi. Grazie ancora a tutti. Nell'esortazione apostolica Africae Munus, terminato il secondo sinodo per l'Africa, al numero 158, Papa Benedetto XVI ci diceva: «La memoria dei grandi testimoni che hanno dato la loro vita al servizio del Vangelo e del bene comune o per la difesa della verità e dei diritti umani sia conservata e ricordata fedelmente. A tal riguardo, i santi sono le vere stelle della nostra vita, che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. Da anni celebravo una giornata, diciamo, dei martiri della Somalia, nella quale ricordavo una lista di persone che avevano dato la loro vita in Somalia a servizio dei poveri, dei malati, a servizio della giustizia, della pace, della libertà. In quella giornata
ricordavo tutti coloro che avevano versato il sangue in quella terra martoriata da quasi 30 anni di instabilità, guerra, fame. Desidero, al termine di questa celebrazione, ringraziare il Santo Padre, Papa Francesco, per aver accolto la nostra domanda perché il martirio di Suor Leonella sia riconosciuto. La beata Leonella Sgorbati diventa una di queste luci vicine che ci aiutano a fare delle buone scelte nella nostra vita. È come il capofila riconosciuto, beatificato, di numerosi martiri in Somalia che come lei hanno dato la loro vita. Tra di essi abbiamo dei cattolici, già ricordati da Sua Eminenza, dei protestanti come Verena o Liban, dei musulmani e altre persone di buona volontà come Elman, Alijama, eccetera. Altri sono conosciuti solo da Dio. Uniamo allora la nostra preghiera a quella della beata Leonella e dei suoi compagni martiri, perché il Signore doni quella pace di cui il popolo somalo ha bisogno, perché tutti in quella terra vivano nel rispetto reciproco, nella condivisione dei beni, nella fratellanza. Un grazie a voi tutti qui presenti. In particolare, permettetemelo, ringrazio la presenza del dottor Ibrahim Haji Abdulkadir, ambasciatore della Somalia presso la FAO, il PAM e l'IFAD, che ha voluto esprimere la gratitudine del popolo somalo per coloro che lo hanno servito con devozione e coraggio come Suor Leonella. È davvero un giorno di festa, di gioia, di gratitudine per tutto il popolo del Signore, quel popolo di Dio che è ancora in cammino e per quel popolo che è già arrivato alla meta conclusiva, a questi martiri della Somalia, dell'Africa, ma anche ai nostri martiri, il patrono di questa nostra chiesa, Sant'Antonino, ma penso che se non è martire esulta ugualmente anche il nostro Beato Scalabrini, vescovo, importante vescovo di questa nostra chiesa diocesana. Le brave suore della Consolata hanno già ringraziato tutti con puntigliosità. Aggiungo solo, mi unisco naturalmente al loro ringraziamento, ma desidero solamente sottolineare un particolare grazie a tutti coloro che qui si sono dedicati con entusiasmo per preparare questa celebrazione davvero singolare. Questo Duomo, così antico e così maestoso, per la prima volta ha visto qui una celebrazione in cui viene proclamata una beata martire, figlia di questa nostra chiesa piacentina. E ringrazio in particolare tutte le autorità civili e militari che hanno lavorato con molta competenza e con quello spirito di servizio che li caratterizza. Sua Eccellenza il prefetto, il sindaco della nostra città di Piacenza, il questore, la Polizia di Stato, il comandante dell'Arma dei Carabinieri, insieme a tutti i suoi ragazzi, come spesso li chiama, il comandante con la Polizia Municipale, ma naturalmente non dimentico gli alpini,
soprattutto quelli in congedo, né voglio dimenticare la Protezione Civile e tutti gli altri volontari che si sono davvero dedicati. Così come ringrazio tutti coloro che hanno favorito questa gioiosa e solenne celebrazione, dai nostri liturgisti naturalmente, dal coro, da tutti coloro che hanno predisposto perché tutto avvenisse come momento di grande preghiera, di ringraziamento al Signore, ma anche per ravvivare la speranza nel cuore di tutti noi. Non dimentico neppure, ci mancherebbe, il parroco della cattedrale insieme ai canonici. Cari eminenze, cari confratelli nell'Episcopato, tutti i sacerdoti, i diaconi, tutto il popolo di Dio, rendiamo davvero grazie al Signore. Il suo amore è entrato in una nostra sorella e questa sorella si è lasciata plasmare, si è lasciata dirigere da questo amore che è dono, che è vita, come il cardinale nella sua omelia ci ricordava. Ma proprio ricordando Eminenza la sua omelia, mi è venuto in mente ciò che Papa Francesco mi ha detto lunedì scorso, quando gli ho ricordato che noi ci stavamo preparando per questa celebrazione, era durante l'assemblea della CEI, e allora il Papa ha detto, ed è l'invito che anche lei ha rivolto a tutti noi, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera per l'intercessione di questa beata martire, preghiamo in modo particolare per la pace e la concordia dei cuori, dei popoli in Africa e in tutta l'umanità. Grazie. Ricordo che al termine di questa celebrazione gioiosa e solenne, quanti hanno il biglietto per accedere alla buffet, sono quanti vengono da lontano, troveranno fuori alcuni volontari che indicheranno la strada fino al seminario vescovile o alla casa madre dei missionari di San Carlo Scalabrignani. La madre generale sta donando una reliquia ai vescovi, ecco perché stanno in giro a distribuire questi doni. Noi ci possiamo alzare per la conclusione della Santa Messa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Fatto vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace.
E siamo così arrivati alla conclusione di questo nostro collegamento dalla Cattedrale di Piacenza in occasione della solenne celebrazione nel corso della quale è stata proclamata e iscritta nel registro dei Beati Suor Leonella Sgorbati, martire, celebrazione che è stata presieduta dal Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi in rappresentanza del Santo Padre. Prima di concludere voglio ringraziare io gli operatori che hanno reso possibile questo nostro collegamento dalla Cattedrale di Piacenza, per la parte tecnica Luca Barolo e Massimiliano Cipolla, operatori alle camere Giancarlo Volpari, Fabio Busnello, Giovanni Brutti e Bassano Rossi. A voi tutti, gentili ascoltatori e telespettatori, grazie per averci seguito in questo nostro collegamento da Piacenza e buon proseguimento in compagnia dei programmi proposti dalla nostra emittente.